Pace e bene a tutti, ben trovati. Continuiamo il nostro cammino nell'inno alla carità e oggi vedremo altre due espressioni che San Paolo ci consegna, che ci aiuteranno a fare un bel viaggio nel nostro cuore. San Paolo ci ricorda che la carità non manca di rispetto e non si adira. Allora, anzitutto San Paolo ci ricorda che l'amore, quello con la A maiuscola, non manca di rispetto. Allora, che cosa vuol dire l'espressione greca che sta sotto? Cioè, potremmo dire che l'amore non manca mai nel rispettare la dignità dell'altro. Tiene sempre conto delle caratteristiche dell'altro. Potremmo dunque dire non pretende cose che l'altro non può portare. E ha anche una sfumatura sull'aspetto della sessualità, quindi non tratta in modo sconveniente l'altro. Il retroterra ebraico aveva due significati di questo termine, proprio non spogliare l'altro e non disonorare l'altro. Questo è un po' il concetto, dobbiamo provare a calarlo però nella nostra vita, facendo degli esempi. Prima di tutto però vi devo dire che ovviamente noi stiamo contemplando l'amore di Dio nella sua pienezza, che il Signore ci dona in Cristo e ci chiama a vivere giorno per giorno. Questo cosa vuol dire? Due cose importanti. La prima, che siamo in cammino, quindi ora vedremo alcune cose sulle quali penso che più o meno tutti ci sentiamo toccati, ed è bene così perché siamo in cammino. E seconda cosa, che l'amore dobbiamo imparare a incarnarlo, a concretizzarlo, perché noi a volte restiamo su un piano delle pie idee. Così, dei principi. Io amo tutti, non faccio male a nessuno, neanche a una mosca. In certi momenti, lo vedremo, non è così. Allora, noi dobbiamo avere la santa umiltà di guardarci nella verità e uscire da questi pis farfalli interiori e da queste accezioni generiche che non ci fanno crescere. Servono sì e no a pararci la coscienza, ma non a salvarla. Allora, proviamo a fare qualche esempio. La carità non manca di rispetto. Quando è che io posso mancare di rispetto all'altro? In un momento puntuale. Partiamo dalla vita di coppia. Sei uno stupido, sei una cretina, stai zitta, non capisci niente. Stai mancando di rispetto. Perché noi possiamo avere anche una discussione, anche un conflitto, ma scadere in questo vuol dire mancare di rispetto dell'altro, della sua dignità, vuol dire ferirlo. Pensate anche verso i figli, non capisci niente, sei un buono a nulla. Non è perché sei genitore che deve avere e puoi avere il diritto di trattare così tuo figlio, ha il tuo stesso valore, anche se di età è un po' più piccolo. Il papà raccontava una storia dove in una famiglia il nonno aveva ormai problemi di salute, sbrodolava, mangiava, era un po' fastidioso, no? Il genero, a un certo punto infastidito, gli prepara un posto in un'altra stanza per mangiare là, da solo. Il figlioletto piccolo dice, ma perché il nonno mangia di là? Perché dà fastidio, fa rumore quel vecchio. Dopo qualche giorno il papà torna e trova suo figlio che stava giocando. Che fai figlio mio? Sto giocando. Che fai? Sto costruendo un tavolo. Ah, che bello, a cosa serve? A te, quando sarai vecchio. Noi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma non seminiamo amore vero, però in linea di principio noi non facciamo male a nessuno. Andiamo ad altri esempi. Quando è che possiamo mancare di rispetto, no? Nella nostra vita quotidiana? Pensate quando ci accostiamo agli altri con quello sguardo giudicante, altezzoso, no? Quell'aria di superiorità, perché magari l'altro ha un limite o ha sbagliato. Già noi ci accostiamo con quella superiorità a prescindere. L'amore è umile. La verità in Dio viaggia sempre con la carità, non sono mai distinte. Pensate a Gesù davanti alla donna adultera colta in flagrante, tutti con i sassi in mano, lui che si china a scrivere per terra, cioè guarda quella donna dal basso verso l'alto. Quindi le restituisce dignità. Ecco, noi tante volte possiamo mancare di rispetto così, ci accostiamo all'altro già con il nostro giudizio, per non parlare poi se l'altro ha magari una condizione sociale più bassa, o una persona un po' più semplice, no? Già ci accostiamo come?
Io sono famosissimo, beh, quello. Così, arriviamo come i palloni, ma il pallone più è gonfio, più come tocca uno spillo, scoppia. Ecco, a volte rischiamo di porci così e mancare di rispetto nelle nostre relazioni. San Gregorio Magno diceva, a volte c'è persino un modo di parlare così altezzoso che sembra che più che dare consigli tu impartisci ordini perentori dall'alto di che non si sa. Una volta una principessa di Francia che maltrattava la sua serva si rivolse a lei in malo modo e per di più disse a questa donna: come osi rivolgerti così a me? Io sono la figlia del re e io sono una figlia di Dio, le disse questa serva. Però vedete, noi in linea di principio non facciamo male a nessuno. Continuiamo, potremmo fare tanti altri esempi sul rispetto. Pensate quando vogliamo manipolare le persone e costringerle a fare quello che vogliamo noi, non rispettandone la libertà. O pensate sempre nelle famiglie, quando a volte per capricci infantili magari i nonni vengono privati della possibilità di vedere i nipotini. Così, però quello è tutto lecito, perché se quella cosa va a me è tutto normale, no? Ma potremmo farne tantissimi di esempi, pensate quando non rispetto i diritti dell'altro. Magari c'è un'eredità di mezzo e arpiono tutto io, perché chissà perché, mi spetta perché, e non riesci più a vedere l'altro. Cioè capite, ora non posso esaurire tutti gli esempi, sennò finiamo dopodomani, no? A me interessa che caliamo l'amore nella nostra vita, nel qui ed ora di una relazione, perché la carità, ci ha ricordato San Paolo, non manca mai di rispetto verso nessuno. E allora dobbiamo dire, beh Signore, allora aiutami a lavorare il mio cuore, perché io tante volte non ci riesco, no? Tante volte non ci arrivo a tutto questo. A me commuove pensare alla Madonnina come si è presentata a Santa Bernadette. Pensate, la Vergine Maria, la Madonnina che si manifesta a una ragazza giovane, analfabeta, che le dice: mi farebbe la grazia di venire qui a pregare 15 giorni consecutivi? Ecco, abbiamo qui un tratto bello, che è il tratto della delicatezza, dell'affabilità, che dobbiamo chiedere al Signore la grazia di coltivare tutti, per non ridurre mai l'altro a oggetto e al non rispetto. È giusto en passant. Vi ho accennato all'inizio che questo tema tocca anche l'aspetto della sconvenienza sull'ambito dell'affettività, della sessualità. Pensate anche qui, quante volte capita di mancare di rispetto, magari riducendo l'altra o l'altro ad un oggetto di desiderio, di commenti bassissimi, o anche nella vita di coppia, no? Magari nella relazione proprio intima, magari hai trattato con i piedi il tuo coniuge, ma proprio male. Non gli stai mai vicino, male parole tutto il giorno, magari non sta neanche bene, ma se a te va di farlo, ci deve stare. E il rispetto dov'è? Vedete, la carità non manca di rispetto, riconosce sempre la dignità dell'altro e impara a trattare l'altro con gentilezza, anche quando è necessario essere fermi, perché a volte è necessario, ma con rispetto. Il secondo punto, più breve, San Paolo ci ricorda che la carità non si adira. E qui casca l'asino, eh? Sulla rabbia ci combattiamo tutti. Per dirvela in modo semplice, qui il problema non è la rabbia. La rabbia dobbiamo chiedere a Dio la grazia di saperla gestire, perché la rabbia è un'emozione di cui Dio ci ha equipaggiati, che serve gestita bene ad affrontare le situazioni. Qui si parla di ira. Il verbo greco che sta sotto indica un processo degenerativo che ti porta ad essere tagliente, affilato, a pungere, qualcuno traduce puntuto, tipo listrice, cioè quel processo di aggressività che man mano, quando ti stai arrabbiando, inizia a sorgere dentro di te e che ti porta a quelle forme di violenza verbali, fisiche, che appunto sono l'ira. Infatti San Paolo dirà: nell'ira non peccate. Proprio per dirci questo, quando senti quel tumulto, impara a domarti. Allora, l'amore non si adira, quindi non degenera in questa aggressione verso l'altro, verso le cose, no? Ora, se l'amore di Dio fa questo, capite bene che la prima cosa di cui abbiamo bisogno è farlo abitare in noi. Quindi se non preghiamo, se non ci accostiamo ai sacramenti, quello che vi dico resterà idea, concetto, verità,
ma non si fa carne nella mia vita. Quindi la prima cosa di cui ho bisogno è Lui. La seconda cosa di cui ho bisogno è imparare un po' a gestire la rabbia. Quindi iniziare a temporeggiare quando arrivano i nostri tumulti interiori, no? Non partire in quarta. C'era una volta, storia accaduta, e poi concludiamo per renderci conto di quanto sia dannoso tutto questo, un anziano che con suo figlio grande andarono a fare una passeggiata. Si sedettero in un parco e l'anziano disse: «Cos'è quello, figlio mio?» «È un uccellino, papà». Dopo qualche minuto disse: «Cos'è quello, figlio mio?» «È un uccellino, papà». «Cos'è quello, figlio mio?» «È un uccellino, papà». Dopo la quinta volta gli disse: «Ma m'hai rotto, è un uccellino, t'ho detto». Il papà prende fuori un taccuino dalla tasca, iniziava ad essere ammalato di Alzheimer, e lesse. Era un diario di quando era giovane. «Oggi sono stato al parco con mio figlio di 5 anni. Per 23 volte mi ha chiesto: papà, che cos'è quello?» E io gli ho risposto: «È un uccellino». Abbiamo tutti bisogno di imparare un pochino a renderci conto che abbiamo bisogno di lasciar regnare un po' di più l'amore nella nostra vita, no? Capiterà a tutti di ferire con le parole, però dobbiamo chiedere veramente la grazia a Dio di essere più attenti. Io stamattina, pensando un po' ad oggi, mi chiedevo anche quando ci confessiamo, no? Noi magari confessiamo le arrabbiature, i momenti di nervosismo, però mi chiedevo quante volte confessiamo il fatto di aver ferito l'altro. Cioè, è già una cosa bella chiedersi e dire: ho mancato perché, per esempio, ho peccato d'ira, no? Ma abbiamo consapevolezza anche di quello che arrechiamo agli altri, al di là che poi ci si chieda perdono e si riparta, no? Ecco, quindi abbiamo bisogno di imparare un po' a gestire questa parte irascibile, no? Che a volte ci porta a trafiggerci gratuitamente, e anche a imparare a farci una domanda, e concludo. Imparare a chiederci: ma perché faccio così? Cioè, quando finiamo le nostre giornate o facciamo il nostro esame di coscienza, no? Perché tante volte l'ira poggia su altro, di qualcosa di irrisolto che portiamo dentro. Vi faccio un paio di esempi per capire e finisco. Magari una persona ti ha detto una parola offensiva, diceva San Doroteo, e tu scoppi e dici: mamma mia, per colpa di quello mi sono rovinato la giornata. Ma lui diceva: ma sei sicuro che è per colpa di quella persona? O è per la poca umiltà e la poca pazienza, per cui per una parola ti sei lasciato rovinare una giornata? Forse quella persona ti ha fatto un favore, perché grazie a quella parola ha rivelato la passione che hai dentro. Altre volte magari scoppiamo perché la persona che ho vicino non fa quello che dico io. Allora forse il tuo problema si chiama anche superbia. A volte scoppio perché è caduta una briciola nella macchina. Beh, allora il tuo problema è che sei attaccato un po' troppo alla tua macchina. Cioè, è chiederci: ma perché faccio così? Ecco, allora vogliamo chiedere al Signore che purifichi davvero il nostro cuore e ci insegni ad amare non a parole o con la lingua, ma con i fatti e nella verità del qui ed ora. E concludo lasciandovi con una preghiera che ascoltiamo e lasciamo risuonare nel nostro cuore, di un autore molto bravo, che dice così: Signore Gesù, metti un lucchetto alla porta del nostro cuore, per non pensar male di nessuno, per non giudicare prima del tempo, per non sentir male, per non supporre né interpretar male, per non profanare il santuario sacro delle intenzioni. Signore Gesù, legame unificante della nostra comunità, metti un sigillo alla nostra bocca per chiudere il passo ad ogni mormorazione o commento sfavorevole. Donaci di custodire fino alla sepoltura le confidenze che riceviamo, semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza, dacci uno spirito di profonda cortesia per riverirci l'uno con l'altro, come avremmo fatto con te. Signore Gesù, dacci la grazia di rispettarci sempre. Amen.